Baccolo, Padulano, Gustavo, la conclusione e il gran gol di Gustavo. A partire Gustavo, il pallone che si infila nel 7. Aspetta Albadoro. Poi Gustavo prova il tiro dalla lunga distanza e la palla che colpisce il palo. Munar, suggerimento in verticale sul filo del fuorigioco per Gustavo, sinistro, che non è apparso preparatissimi in occasione della conclusione di Djuric, che vale il 2-1 al monopolio. Ora lo scatto sul filo del fuorigioco di Gustavo, l'aggancio di Gustavo, Gustavo, la conclusione, il gol, il petate della Sampdoria. Piccinni, Gustavo esce il pallone, Tavares per Gustavo, Gustavo sul dischetto, Gustavo si allarga e appoggia in rete, Messina. Contropiede del Messina, Fornito. Fornito, il lancio è buono, il colpo di testa e il gol di Gustavo. Attacca adesso sulla sinistra con Max Caputo, un po' di spazio. Il numero 10 proprio del cross in area di rigore, gol! Il gol! Il gol! Cross al centro e c'è il gol! Corsia a destra, il cross al centro ed è la rete. Concretizzato. Adesso Barisic sul lato di sinistra, supera Salandria, prova ad entrare. Dei calci. Munar in mezzo, Gustavo, Gustavo in area di rigore! Sì! Il tridente d'attacco ha il suo momento di gloria quando al 13° sorprende in uscita un frastornato Lago. Pallonetto, Gustavo, Gustavo! Ci prova. Poi all'indietro per Piva, pronto a crossare, Piva, pallone al centro, la massa appunto, la palla rimane lì, Gustavo, 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 traversa e poi la palla finisce in porta. Sì, è gol, è gol! Dal dischetto va bene a mettere la palla fuori dalla propria area di rigore, ma è Russo, quindi Gustavo prova ad affacciarsi in Messina dalle parti del portiere avversario. Scardina, poi Gustavo in porta, il palo clamoroso, non è finito Gustavo. Un minuto con la deviazione in angolo del portiere sopra la trave. Nel Messina, Baccolo tra le linee, Gustavo, attenzione, limite, attenzione a Gustavo. Di Napoli prova a incitare i suoi a dare indicazioni per cercare il gol del pareggio, lo prova. Novesimo, il brasiliano sfiora l'Eurogol su punizione, Menegatti respinge Cabua. Scivola al momento della battuta Viotti, allora può recuperare palla Gustavo, particolarmente in palla, Gustavo penetra all'interno della rigore dopo aver scavalcato l'avversario, Gustavo il sinistro sull'esterno del... Giorgione, poi Gustavo che tenta la conclusione, cambio di campo a beneficio di Gustavo, il controllo con il petto, la conclusione in porta di sinistro, trova i guantoni di Mengoni, poi Baccolo con calma il Messina, Mileto, palla che passa, occhio a Gustavo, su Scardina che apre per Gustavo, Gustavo limite l'area di rigore, Gustavo con il sinistro, la conclusione, Magri, pallone che gli sfila sotto, poi il sinistro da parte di Gustavo che tocca. Pallone lì stranamente Maiorano, può partire Gustavo, sinistro! Nuovamente da De Vito, Gustavo, a spazio, Gustavo, la conclusione centrale. Barillaro, eccolo, a vuoto Scardina, poi c'è l'opportunità per... Inizierebbe l'ambiente ma soprattutto archivierebbe definitivamente la pratica salvezza. Gustavo, le sue finte, Gustavo, Gustavo, Gustavo... La Casertana ospiterà la Paganese in un'altra gara che si preannuncia avvincente. Questo è l'atteggiamento in questa fase dei due allenatori. Recupera a centrocampo proprio di Gustavo che lancia Leonetti, l'accelerazione dell'ex Foggia a sinistra.
Tavares, il duo Tavares Gustavo, è proprio Gustavo che va via sulla destra, punta Nunzella e poi se va via anche il Messina, non sta a guardare, prova ad attaccare come in questo caso con Gustavo. Corre Gustavo, numero Gustavo, passa Gustavo. Gustavo, il gioco, nel corso di questo primo tempo. Tavares, Gustavo riesce a liberarsi dell'avversario che poi lo... C'è un po' più di spazio ora per gli attaccanti, intervento duro ai danni di Gustavo, colpito Zanini, poi Baccolo per Gustavo che prova a dare là al contropiede del Messina. O Gustavo o Giorgione, parte Gustavo, pallone che arriva in aria, è l'uscita. Per Mancini siamo invece alla fase decisiva, potrebbe accasarsi al Benevento se la... Un minuto... La conclusione deviata, ancora in calcio d'angolo da parte di...